Primo Compost Day al plesso scolastico Sant'Antonio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica. Fin da piccoli e tra i banchi di scuola i bambini imparano a fare in modo corretto la raccolta differenziata. Il maestro Lino Quartarone, oltre ad essere il referente del progetto, è soprattutto l'anima del plesso. Ricordiamolo, il plesso Sant'Antonio si trova nel quartiere più antico di Ispica, immerso tra le bellezze della cava. Lino, allora, con questa iniziativa i bambini apprendono il corretto modo di differenziare? Primo Compost Day è un evento organizzato nel Presso Sant'Antonio con il comune di Ispica e la ditta Tech. È rivolto ai bambini dell'infanzia e della primaria del plesso e consiste in un primo vero corso di formazione sul compostaggio organizzato e proposto dagli operatori della Tech. Durante questa giornata i bambini hanno avuto modo di sperimentare le tecniche del compostaggio attraverso una compostiera che abbiamo richiesto e che è stata praticamente posizionata nel giardino del plesso. I bambini sono stati divisi in tre gruppi, tante quante erano le aree, e quindi hanno potuto fruire di attività di sensibilizzazione sia sulla raccolta differenziata, letture a finalità ecologica e poi il corso sul compostaggio vero e proprio. Questo è il primo Compost Day. La domanda è se ne seguiranno altri. Il primo Compost Day è precursore di un percorso basato su scelte sostenibili che ha l'obiettivo di coinvolgere tutte le scuole ispicesi. Noi diciamo che in questa fase siamo gli apripista, se così vogliamo dire, di una buona prassi, di una buona pratica che dovrebbe essere normalizzata e diffusa in tutti i plessi. Molti spazi scolastici hanno la possibilità di ospitare la compostiera e i genitori la mattina, quando accompagnano i figli a scuola, insieme, come dire, in questo percorso congiunto, potrebbero dare il buon esempio conferendo nella compostiera quell'umido che viene prodotto in ambito familiare. Così per i bambini diventerebbe una situazione normale, una buona prassi e una consuetudine che poi li accompagnerà e dovrà accompagnarli in tutto il percorso della vita. Ringrazio Lino Quartarone, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.